È in arrivo la nuova stagione dei video di Sigillo Sicuro, dove il mio voto potrà confermare o ribaltare la situazione. Ciao, partono oggi gli episodi di Quattro Centrali, la nuova serie su YouTube dedicata alle centrali termiche. Con questa prima puntata andremo a vedere quattro centrali termiche. Ma di che cosa si tratta? Beh, è la sfida all'ultimo raccordo tra installatori che andranno a realizzare centrali termiche. Ma come funziona quattro centrali? Beh, alla descrizione del video trovi un link per dare il tuo voto. Quindi potrai votare la centrale 1, 2, 3 e 4 a seconda del tuo gusto per votare la migliore centrale che secondo te ha diritto di vincere questa nuova stagione di quattro centrali. Come funziona la votazione? Ecco, in base alla tua esperienza potrai votare o solo per la parte estetica o anche per la parte tecnica, quindi avrai diritto di dare la tua preferenza per una delle quattro centrali. La centrale che riceverà maggior numero di voti vincerà questo primo turno. La migliore centrale termica di ogni episodio sarà messa poi in competizione con le centrali termiche di tutti gli altri episodi, così da avere alla fine un unico vincitore per la migliore centrale termica d'Italia. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i prossimi episodi. Bene, allora adesso andiamo a vedere i tre fattori che vanno a determinare il punteggio. I tre fattori sono esattamente l'ordine della centrale termica, quindi un impianto ben fatto, chiaro e funzionale, l'unità esterna, quindi la posizione, la cura dei dettagli e l'estetica, e poi, per finire, l'integrazione con altri impianti, quindi se c'è la presenza di un fotovoltaico, di un solare termico, di batterie di accumulo, della ventilazione meccanica controllata e con l'integrazione della pompa di calore con il resto degli impianti. Bene, questa è la centrale numero 1, questa è l'unità interna. È un'unità con un puffer da 40 litri e un bollitore integrato da 200 litri, quindi acqua sanitaria con 200 litri. Questi sono i moduli di rilancio verso l'impianto. La casa è a due piani, quindi abbiamo un circolatore per ogni piano. Il tutto ben isolato e poi rifinito esteticamente. La casa è una casa vecchia degli anni 60-70, completamente ristrutturata con impianto a radiatori. Questa invece è l'unità esterna, posizionata sul retro, è stata fatta una platea con il basamento in cemento e posizionata fuori dal marciapiede, che poi sarà tutto rifinito. Questa invece è la seconda centrale termica, l'unità esterna è stata posizionata in giardino, è stata integrata perfettamente con l'aiuola, e adesso invece andiamo a vedere l'unità interna, dove c'è un bollitore da 300 litri separato, un modulo pensile a parete dove c'è un puffer da 40 litri, il modulo di rilancio e un solare termico. Essendo già presente un solare termico, è stato ripristinato e collegato a questo bollitore da 300 litri. I vasi di espansione ovviamente per l'acqua tecnica e per l'acqua sanitaria, e in fondo vedi i moduli di rilancio verso l'impianto. Qui ci sono le varie linee acqua calda, acqua fredda, il tutto perfettamente integrato in questa centrale con l'isolamento nero. Qui siamo invece nella centrale numero 3. All'interno troviamo anche una parte dell'impianto fotovoltaico, ovvero l'inverter e le batterie di accumulo, ovviamente anche il contatore dell'energia prodotta. In questo caso c'è un puffer da 150 litri e sopra un bollitore da 300 litri, uno sopra l'altro. Base di espansione e modulo interno idronico per il collegamento con l'unità esterna. Infatti in questa soluzione l'unità esterna è idronica, quindi le tubazioni tra dentro e fuori sono con acqua e non con gas refrigerante. Siamo in una zona collinare, è stato realizzato uno scavo e poi ripristinato perché l'unità esterna è stata messa sul retro dell'abitazione. Anche in questo caso è stata realizzata poi una platea in cemento armato dedicata per la pompa di calore, quindi per l'accoglimento. La pompa di calore è in acciaio Corten, quindi arriva grezza in casa del cliente e poi nel giro di qualche mese assume il colore Corten, essendo proprio Corten vero e proprio. Questa invece è la centrale numero 4, le linee che portano poi al modulo di rilancio verso l'impianto, e questa invece è la linea di carico
dell'impianto con l'acqua fredda. Il cantiere è in fase di ultimazione, quindi non è stata completata proprio la rifinitura dell'impianto. E qui in fondo c'è il modulo idronico a parete con un puffer da 40 litri sul retro, tutto integrato, e che viene collegato poi da una parte all'impianto di riscaldamento e dall'altra invece al bollitore per l'acqua calda sanitaria da 300 litri. Ecco, non c'è il solare termico, ma c'è un impianto fotovoltaico. L'unità esterna, in questo caso, è stata messa sul marciapiede a fianco all'abitazione. E come puoi vedere, poi questa è la prima nevicata del 2020, essendo in una zona piuttosto fredda, ha fatto parecchi centimetri di neve. Bene, a questo punto dai il tuo voto, trovi il link nella descrizione del video e nel prossimo episodio sarà decretato il vincitore di questa prima puntata. Ecco, per non perderti i prossimi video e quindi i prossimi episodi, iscriviti cliccando sulla mia faccia qui a sinistra e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i prossimi video.